hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you? La narrativa, perché tutto è estremamente cesellato, non c'è mai l'urlo nel filo narrativo di Laura Delfino. Tutto è detto per piccoli tratti, particolari minimi, sono accenni che impongono la riflessione. Il finale è grandioso. Finale grandioso perché finalmente Martina, capace di allontanare dalla sua vita questi uomini, diciamo, tossici, questi uomini pericolosi, questi uomini incapaci di amare, oppure ancora peggio, di malamente amare, Martina troverà l'amore vero negli occhi di tanti bambini, bambini ospiti di una comunità di recupero. E anche qua la capacità, il talento strutturale di Laura Delfino diventa vastamente materno ed abbracciante, perché questi bambini sono tratteggiati anche questi con tocchi lievi, come fossero piccole carezze che Laura utilizza per parlare di questi bambini che vivono nelle grandi discariche a cielo aperto delle Filippine, dove ogni tanto qualcuna prende fuoco e si porta via centinaia di piccole vite innocenti. Oppure questi bambini che sono vittime di quello che è anche questa piaga massima dei nostri giorni, il turismo sessuale. Bambini avviati piccolissimi alla prostituzione minorile, infantile, bambini vessati dalla vita. Hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street. All'epoca i poeti famosi, che erano i loro predecessori, comunque pensavano alle loro poesie comunque, diciamo, con un certo rispetto ai poeti, loro maestri, loro esempi, diciamo. Comunque per me la poesia non è fermarsi la notte, ad avvenire, dice il poeta, la notte di notte, non è fermarsi la notte, svegliarsi e scrivere. Per me la poesia è: guarda, c'è questa frase, con riferimento a una determinata emozione, a un determinato contesto, a una determinata contingenza, mi devo fermare, appunto, che può essere di giorno, che può essere di notte, non ti spero di augurare, anche se in questo periodo non è che c'è molta possibilità di notte. Comunque, vabbè, fra vari pensieri e altre cose. Quindi per me questa è la poesia. E fermarsi e esprimere l'esigenza che è legata allo stato d'animo, stato d'animo del mondo. Lo dico da profano, perché io non sono né un poeta e né un conoscitore di poesia in senso. Hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl?